Buongiorno a Speravo, speravo no. tutti, collega me, un secondo soltanto. Buongiorno a tutti, oggi 9 settembre 2021, sono le 9.03, riunione della terza commissione, prego la segretaria di chiamare l'appello, grazie. Sì, buongiorno. Il presidente Caracausi, Presente. presente. Consigliera Mella. Presente, buongiorno. Consigliere Giaconia. Buongiorno a tutti, presente. Consigliera Meli. Buongiorno a tutti, presente. Consigliere Ficarra. Assente. Quindi quattro consiglieri su cinque. Prego, presidente. Grazie, Buongiorno Presidente, sono Teresi. buongiorno, presidente, buongiorno a tutti. Portavo il numero legale che era aperta la seduta. Ringrazio tutti i partecipanti. È appena arrivata anche l'assessore Giacomo. Buongiorno, assessore. Stamane abbiamo riconvocato questo incontro per quanto riguarda la vicenda di Via Di Blasi. Buongiorno, assessore. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato l'ingegnere Di Maria. Io prego però cortesemente di staccare i microfoni, altrimenti non si capisce nulla. Avevamo incontrato l'ingegnere Di Maria, che è il progettista del progetto di allargamento della strada. Così come ci è stato riferito anche dagli abitanti, anche dalla collega Mella. In realtà c'era pronto quel famoso progettino che prevedeva la realizzazione del marciapiedi da parte del COIME, che è il COIME che a quanto pare era pronto per realizzarlo e a un costo veramente irrisorio, circa 7.000 euro, che si è fermato a quanto pare per un disguido, perché da quello che ci ha detto l'ingegnere Di Maria, non mi ricordo male se era l'ingegnere Di Maria o era un altro nome, mi chiedo eventualmente di correggermi, era Di Maria. No, no, c'è l'ingegnere Di Maria, presidente, c'è È il dottor. presente? È presente? No, io non lo vedo. E comunque l'ingegnere Di Maria aveva comunicato che lui era il progettista di questo, diciamo, progetto che prevede l'allargamento della strada. Progetto che ancora oggi non è un progetto esecutivo, non è un progetto finanziato, ancora bisogna acquisire una serie di pareri. Ritengono, soprattutto i cittadini, che a questo punto, visto che la redazione del marciapiedi prefabbricati era già pronto, il costo è irrisorio, e quindi visto che i tempi saranno lunghi, perché non procedere a fare praticamente quello che avevamo già concordato? Io mi fermo qua, non so adesso se vogliono aggiungere qualcosina i colleghi e anche gli abitanti, e poi un attimo vediamo un attimo di fare il punto e chiarezza su questo argomento, perché è importante, ripeto, una cosa che stavamo già arrivando, che poi si ferma per, a quanto pare, delle note. O fatte male o comunque in realtà probabilmente non specificate come si deve. Allora, chi vuole intervenire, ricordo a tutti i partecipanti che la seduta è videoregistrata, quindi se non ci sono obiezioni, diamo per scontato l'acquisizione del vostro consenso alla registrazione. Chi vuole intervenire, prego. Paolo, facciamo intervenire i residenti, i Come cittadini. vuoi, collega. Se tu vuoi intervenire, intervieni, altrimenti io Io sto. posso. Prego, prego. No, ti ringrazio. Io posso naturalmente confermare quanto tu hai detto. C'era un progetto integrativo pronto, voluto dai residenti, dalla sottoscritta, da tutta la terza commissione che si è prodotta anche in un paio di sopralluoghi, si era riusciti ad istituire il senso unico nella via, l'installazione dei paletti per il transito. Eravamo assolutamente convinti perché così c'era stato detto. Io non ho motivo per dubitarne che erano stati acquistati due marciapiedi rimovibili, che c'era un'ordinanza dell'ufficio mobilità che aveva appunto che era stata redatta ed era pronta per diciamo gestire il traffico in vista dell'inizio del cantiere che sarebbe dovuto esordire, se non ricordo male, il 3 febbraio, il 7 febbraio. Improvvisamente veniamo a scoprire, diciamo, che in tutta emergenza l'amministrazione si stava muovendo perché da lì a poco, al massimo 6 mesi, sarebbe partito questo fantomatico
progetto che, come hai detto tu, non è definitivo perché mancano le indagini, se non ricordo, geologiche, perché lì c'è una depressione del tratto, mancano i 7.000 euro che neanche a farla apposta coincidono con i soldi necessari o che sono serviti per l'acquisto dei due marciapiedi irrimovibili. L'allargamento del tratto è sì un progetto inserito all'interno del programma triennale delle opere pubbliche 2000-2022, che è inserito nell'elenco annuale del 2021, che neanche a farlo apposta, come tutti sappiamo, è stato bocciato. L'amministrazione ha riproposto, è iscritto all'ordine del giorno da qualche settimana, ma secondo me, visto il clima, è difficile che verrà approvato. Non solo, aggiungo... Non ci preoccupi, consigliera, perché se non è approvato dal Consiglio Comunale chiederemo il commissariamento, no, perché la legge lo prevede, quindi l'approverà la Regione direttamente come bilanci. Avremo il piano triennale. Va bene, e poi io chiedo con tutti i residenti e chiedo anche ai colleghi della Commissione di chiedere a gran voce, appunto, che si ritorni sui propri passi per l'inizio di questo cantiere e l'installazione dei due marciapiedi, perché vorrei ricordare a me stessa, anche se non ce n'è bisogno, che i due marciapiedi sono fondamentali per poter ripristinare la fermata del bus AMAT, che era stata appunto abolita qualche anno fa, non ricordo esattamente quando, proprio perché non c'erano i presupposti perché si potesse mantenere, e poi perché appunto mi sembra anche la soluzione meno costosa e più realizzabile, non solo a brevissimo termine ma anche a medio e a lungo termine, perché senza un progetto definitivo, senza un progetto esecutivo, per me è un progetto, cioè è un percorso non da perseguire. Grazie. Presidente, posso? Grazie a lei, collega Amella. Prego, Presidente Peretti. Allora, io faccio una premessa, d'accordo su tutto, dobbiamo procedere su questo, però io ho un accorato appello anche da parte di centinaia di persone che vivono a Passo di Riga, no? E chiedo a questa commissione di aiutarci affinché si porti a compimento quella delibera che abbiamo fatto in consiglio di circoscrizione, che era chiusura dell'attraversamento di via Leonardo da Vinci con via Ruggero. Se noi non facciamo questa chiusura di attraversamento su via Ruggeri e su via Leonardo da Vinci, noi rischiamo, così come è successo in questi anni e in questi tempi, da quando abbiamo fatto quel senso unico, che mi permetto di dire, lo ridico con cognizione di causa, sbagliato in quel senso di marcia, sbagliato, se non si fa questa chiusura di attraversamento, perché se questa chiusura di attraversamento non viene fatta entro l'inizio della scuola, noi abbiamo paralizzato ancora una volta il quartiere Passo di Rigaro. Sappiate che lì è diventato un inferno, non si vive più. E allora, siccome abbiamo fatto con la Commissione Speciale Traffico e Mobilità che abbiamo istituito in Quinta alcuni sopralluoghi, alcune verifiche, ci siamo accorti che se chiudiamo questo attraversamento il traffico di Passo di Rigano viene snellito in pochi minuti, ma qualora non dovesse essere fatto questa chiusura del varco, noi abbiamo ucciso un'intera borgata. C'è da farli diventare pazzi, perché quel senso unico di marcia, se non viene chiuso quell'attraversamento, deve essere fatto al contrario, così come lo dicevo da anni, purtroppo è stato fatto a scendere, doveva essere fatto a salire, perché vi faccio vedere che se non si fa questa chiusura, vi invito con un sopralluogo, venite a vedere che cosa succede a Passo di Rigano la mattina e vi renderete conto che vi mettete le mani nei capelli. Quindi chiedo con forza, oltre a spingere sulla questione dei marciapiedi, chiedo a questa commissione di spingere con forza la chiusura del varco di via Evangelista Di Blasi con via Ruggeri. Presidente Peretti, avevamo invitato anche la mobilità e il traffico, c'è qualcuno?
non c'è purtroppo nessuno. Collega e Presidente Toresi, da parte nostra massima disponibilità, prendiamo nota e secondo me dobbiamo fare un incontro anche con la mobilità e traffico e con l'assessore Catania per vedere un attimo di definire anche questi percorsi. E se ci può anticipare quest'atto deliberativo vostro, e così ne facciamo tesoro, lo facciamo notte e proviamo un attimo a capire come meglio muoverci. In mattinata farò inviare la delibera. Grazie, grazie Presidente Toresi. E ha chiesto la parola Salvo Giacinto, prego. Buongiorno. Io volevo fare una piccola precisazione a quanto detto adesso dal signor Toresi. Ma a me è capitato più volte di salire per Passo di Rigo, non ho mai, magari saranno orari diversi, non ho mai trovato questo traffico. Mi scusi, si presenta, signor Salvo? Non mi ricordo. Architetto Giacinto. Lei è passato a Passo di Rigo, non ha visto nessun problema? No, non so a che ora le dice. Dico, negli orari in cui sono passato io, dico, fermo restando che la mattina c'è traffico un po' dovunque, perché chiaramente ci sono le scuole, ci sono le persone che vanno a lavorare, quindi dico, lei mi dica una zona di Palermo dove non ci sia traffico. Dico, premesso questo, io le volte che sono passato, che sono salito verso Passo di Rigo, non ho mai visto questa criticità. Fornirò alla commissione dettagliate informazioni al tal senso. Probabilmente lei avrà un monitoraggio continuo della zona, per cui avrà dei dati sensibili da trasmettere. Rimaniamo in argomento, per favore. Io, in base in relazione all'argomento, volevo un po' ripetere quanto detto nella precedente riunione. Praticamente io mi sono più volte sentito con l'ingegnere Settipani, che saluto, che vedo per la prima volta fisicamente, che ho disturbato, tra l'altro lei è stato sempre molto gentile a riscontrare quanto da me detto durante le interlocuzioni telefoniche. L'ingegnere Settipani, esattamente il 12 marzo, mi comunicava telefonicamente che c'era stato un sopralluogo perché loro erano già pronti per iniziare questo famoso cantiere per i due marciapiedi, già approvato dal comune, insomma, era tutto già pronto. Ingegnere Settimani mi comunicava che durante il sopralluogo effettuato, che di rito che si fa prima di iniziare i lavori di qualsiasi cantiere, un funzionario del comune, comunque dei dipendenti del comune, gli comunicavano questa criticità dettata da un possibile progetto presente di ampliamento della strada, per cui lo invitavano a sospendere questo l'inizio del cantiere stesso, già pronto ad iniziare. L'ingegnere Settipani, giustamente aggiungo, mi comunicava che aveva fatto nella stessa data, nella data successiva, una mail per avere formalizzato dal comune questa sua posizione. Io, a seguito di ciò, ho cercato di interloquire con il comune di Palermo e alla fine, dopo tante peripezie, sono riuscito a trovare la persona che aveva in mano in quel momento questa pratica, ed è l'ingegnere Biondo, che vedo che non, mi sembra che non sia presente oggi. Almeno da quanto pare. L'ingegnere Biondo, col quale ho interloquito, mi comunicava che lui aveva avuto indicazioni da parte dell'ingegnere Di Maria, che c'era un progetto di ampliamento già finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti. In 6 mesi sarebbe partito, poteva pure partire la cantierizzazione. Insomma, mi prospettava una vicenda totalmente differente
diciamo che andava, diciamo che proseguiva parallelamente al percorso che aveva avuto, diciamo, il progetto, diciamo, approvato dal comune. Per cui l'ingegnere Biondo, dopo questa, diciamo, interlocuzione con l'ingegnere Di Maria, mi aveva, diciamo, assunto questa posizione di bloccare il cantiere stesso. E probabilmente poi l'avrà comunicato, perché mi ha detto che l'avrebbe comunicato al CONE formalmente. E io, diciamo, in quel momento, quando lui mi ha detto, io, diciamo, ho creduto alle sue parole, che lui ha detto che era finanziato, era quasi cantierabile, e lui giustamente mi ha detto, cioè, architetto Giacinto, ma secondo lei noi spendiamo soldi pubblici per fare due marciapiedi per poi dopo sei mesi rimuoverli? Dico, questa ecco, io posso anche dire la data in cui ho parlato con l'ingegnere Biondo, il 17 marzo. Diciamo, mi sa che i sei mesi sono quasi trascorsi, e siamo, diciamo, da quello che ci ha detto l'ingegnere Di Maria l'altra volta, il progetto praticamente è, diciamo, ha tante criticità, dico, che non so se verrà mai alla luce. Per cui, ecco, io vorrei, ecco, che invece si ritornasse, come ha detto giustamente la consigliera Amella, si ritornasse al progetto originario, quello già approvato dal comune, quello già pronto ad iniziare la cantierizzazione. Bene, grazie a Pietro Giacinto. A questo punto chiedo... Io così magari... Prego. L'architetto Giacinto ha fatto un riassunto di quello che è successo. Ci sono due o tre note ufficiali che descrivono l'intera situazione. Dico, a parte l'impegno del nostro ufficio, che veramente ci abbiamo messo a tutta per poter acquisire il materiale, cioè deve portare questo lavoro in avanti, noi il 9 febbraio del 2021 avevamo scritto al servizio mobilità urbana dicendo che noi avevamo già tutti gli atti pronti, quindi approvvigionamento materiale e piano operativo di sicurezza, per poter iniziare il cantiere il 22 febbraio, e chiedevamo un sopralluogo congiunto al fine di stabilire alcune cosette che poi dovevano trovare riscontro in un'ordinanza dirigenziale che ci consentiva di occupare l'area che serviva, eccetera eccetera. In occasione di questo sopralluogo congiunto ci è stato detto che forse c'era qualche problema di una promiscuità con un altro lavoro già programmato dall'amministrazione, eccetera eccetera. Il nostro tecnico andò pure in ufficio lì a servizio di mobilità urbana, però inizialmente non si è saputo granché. Il 17 febbraio, quindi dopo 8 giorni, abbiamo fatto una circostanziata mail dove si diceva di esprimersi su questa possibilità. Noi dovevamo sapere, visto che già avevamo una squadra pronta, materiale già ordinato, se dovevamo dare seguito a quei lavori. Abbiamo sollecitato un riscontro, e che è arrivato in data 19 marzo, quindi coincide con la data dell'architetto Giacinto quando parlava che a metà marzo si era sentito l'ingegnere Biondo, che a firma del dirigente dottor Sergio Maneri, quindi nella qualità di capo area alla pianificazione, dove diceva che il riscontro alla nostra nota del 9 febbraio, eccetera eccetera, si rappresenta che da verifiche effettuate presso il servizio opere pubbliche del settore OPP sarà a breve realizzato il progetto di riqualificazione urbana consistente in lavori di allargamento e riattamento della via Evangelista di Blasi dalla piazza posta alla confluenza con la via Leonardo Ruggeri fino alla borgata denominata Passo di Rigano, per un importo complessivo di 1.600.000. Pertanto si ritiene di non dover dare attuazione ai lavori di rifacimento del marciapiede previsto da codesto coordinamento interventi COIME, considerato che l'intervento rientra nelle opere previste del succitato progetto dal settore opere pubbliche. Quindi ci è stato formalmente invitato, siamo stati formalmente invitati a non dare seguito al progetto. E naturalmente ci siamo ritirati in buon ordine, cosa possiamo dire?
Questi sono i fatti e gli atti. Assessore Giacomo, credo che sia necessario il suo intervento. Dico sì, è necessario il mio intervento, però io qua voglio chiarire, perché io avevo già parlato con l'ingegnere Di Maria. L'ingegnere Di Maria aveva fatto solo un'osservazione verbale anche in una seduta della terza commissione, dicendo che in realtà c'era un progetto che si stava facendo, ma la corrispondenza di bloccare non è mai stata fra il settore opere pubbliche e il COIME, è stata fra la mobilità e il COIME. Non ci sono note tra il settore opere pubbliche e la mobilità che bloccano l'intervento. Quindi io dico... Non, scusate, ma com'è possibile? Scusi, posso l'interlocutore nostro era il servizio mobilità urbana. Il progetto di realizzare il marciapiede in via di Blasi recava la firma dei tecnici del servizio mobilità urbana. L'interlocutore nostro era il servizio mobilità urbana. Dopodiché il dirigente, il capoare della pianificazione territoriale, si prende la briga di sottoscrivere e di dire che al settore opere pubbliche c'era un progetto tal detale per cui lui riteneva di non dare seguito. Io non penso che c'è stata questa mancata, difetto di comunicazione tra il COME e il settore opere pubbliche. Noi andavamo lì a realizzare un progetto proposto al servizio mobilità urbana. L'abbiamo invitato a un sopralluogo perché alcune cose dovevano fare parte di una ordinanza dirigenziale per occupazione di area pubblica, l'area di cantiere, eccetera, eccetera. Dopodiché scopriamo questo. Dico, ma allora cosa dobbiamo fare? Ufficializziamo questa situazione, sollecitiamo una risposta, perché non potevamo consentire di avere operai i fermi eccetera eccetera, ci arriva il posto di se ritiene di non dare seguito al progetto. Dico che ce lo sia data la risposta al settore opere pubblico o al servizio mobilità urbana, in questo caso il capo area della pianificazione urbanistica, non lo so se però dico, noi abbiamo avuto quell'interlocutore di un ufficio tecnico comunale il quale ci ha detto di soprassedere perché non ritenevano il caso di procedere alla realizzazione dei lavori da parte del Comune. Però io una cosa che mi chiedo, c'è un funzionario, un dirigente, può bloccare un lavoro? Sassuolo Presidente Giacomo, dico, una direttiva che viene dall'amministrazione attiva, se noi abbiamo un progettista... Presidente, la mobilità urbana non dipende da me. I dirigenti dei lavori pubblici, normalmente anche il mio capo area, quando mando una nota mi mette per conoscenza. Chiaramente quelli della mobilità urbana mettono per conoscenza l'assessore Catania, non mettono per conoscenza me. Io ripeto, l'ingegnere Di Maria ha detto solo una volta in commissione, e forse ha parlato anche con l'ingegnere Biondo, perché gli è stato chiesto che loro stava lavorando lui ad un progetto. Io ripeto, tutta questa storia la conosco da quando voi mi avete invitata, perché mi sono documentata su come era andata la situazione e su perché questa opera non si era fatta. E Di Maria è stato chiaro, mi ha detto, io avevo detto in commissione che c'era questo progetto, però nulla osta che c'era un progetto che ancora si doveva fare e che doveva essere realizzato e per cui si dovevano trovare i fondi, che nel mentre c'era un'opera che si poteva fare in maniera molto semplice e invece è stata fermata. Dico, io sono d'accordo con voi, che non, per me non andava fermata l'opera, andava fatta così per come era stato detto dal COIME. Il COIME ha messo la disponibilità, avevano anche, se io non sbaglio, acquistato queste forme di marciapiede, e quindi dico, il lavoro andava continuato. Ha ragione Sette Pani, che è stato fermato, però ripeto, i rapporti sono stati con la mobilità, non sono stati con il settore lavori pubblici. Sì, assessore, però alla luce delle cose che stiamo apprendendo oggi, io adesso provo a chiamare Biondo, perché noi l'avevamo invitato, e il fatto che non ci sia, anche questa come sempre è grave, senza neanche darci nessuna motivazione. Però dico, nel momento in cui stiamo avendo questo incontro, abbiamo già fatto l'altro con Di Maria,
e Sette Pani comunica le cose che abbiamo detto dal punto di vista, tra virgolette, anche politico, perché siccome sa qual è l'assessore, qual è il problema, è una cosa che mi dà fastidio, che a cui è sempre lo sindaco, in questo caso per il suo tramite. Sono d'accordo con lei. Dico io quando questo, dico io, lei lo sa, io dico, malgrado in questo momento la mia posizione politica è diversa rispetto a quella del sindaco, però mi dà fastidio che praticamente che ogni volta la colpa è sempre del sindaco, in questo caso per il tramite suo o per il tramite mio, perché i cittadini poi giustamente anzi oggi lo stanno apprendendo che c'è un burocrate che ha bloccato il tutto senza neanche, perché io non lo so se ha comunicato Catania, perché da quello Catania che cosa ha, quindi hanno ragione che la colpa è sempre del sindaco, però io non credo che Catania sia a conoscenza e abbia avallato il bloccare un'opera, cioè un'opera, ripeto, che ho sentito. Sono d'accordo con lei, Presidente. Allora, scusate, per correttezza, scusate, per correttezza di informazione, la nota con la quale c'è stato diciamo, suggerito di non iniziare i lavori è mandata solo al COIME e non a nessun altro indirizzo. Quindi nessun assessore, dico questa per onore della verità, nessun assessore, è conoscenza. È arrivato il colpevole. Buongiorno. Buongiorno, io sono presente, ho ascoltato tutto. Eri in ascolto, è bravo. Ero celato perché stavo comunque facendo anche altro contemporaneamente, viste le urgenze che abbiamo in ballo. Allora, per quanto riguarda questa vicenda di Via Di Blasi, io non ho avuto modo di ascoltare i primi 5-10 minuti della discussione, però mi pare di avere capito il senso della problematica. Praticamente noi abbiamo emesso una nota, vabbè, partiamo un po' da prima, io ho preso in mano questa cosa di recente, diciamo di quest'anno, perché a quanto pare c'erano dei precedenti che non conoscevo, perché a quanto pare c'è un discorso di un condominio, tutto risale dall'inversione del senso di marcia di Via Di Blasi che ha fatto qualche mio predecessore. Ora non ricordo chi, come sono andate le vicende, comunque le ultime novità sono che avevamo noi delle previsioni di riqualificazione, anzi un rifacimento, lavori di rifacimento del marciapiede, che tra l'altro dovevano essere appunto attuate dal COIME. Abbiamo effettuato dei sopralluoghi e abbiamo verificato l'esistenza dell'area pedonale, tutta una serie di difficoltà per quanto riguarda l'attuazione di questo marciapiede, e non ultimo, parlando appunto con l'ingegnere Di Maria, la possibilità appunto di realizzare a breve, perché l'ingegnere Di Maria diceva che mancava soltanto un parere, c'era una problematica correlata con problemi di carattere geologico geognostico, di indagini geologiche, il progetto di riqualificazione della urbana, che consistevano appunto in lavori di allargamento e riattamento della Via Di Blasi dalla piazza alla confluenza con Via Leonardo da Vinci e Ruggeri, scusa, fino alla borgata, fino a Passo di Rigano, per un importo di 1.600.000 euro. Al che, visto che il progetto era di prossima attuazione, prossima poteva essere anche nel giro di qualche mese, massimo un anno, ho ritenuto opportuno non andare a fare questa, a sostenere questa spesa da parte del COIN, da parte del Comune, di riqualificazione precaria, perché poi erano una serie di micro interventi su Via Di Blasi, e quindi ho ritenuto, nella nota si ritiene, che era una nota a firma del dottore Maneri indirizzata al COIN, di dare attuazione ai lavori, di non dare attuazione ai lavori, considerato che il COIME, considerato che l'ufficio opere pubbliche aveva in previsione l'attuazione e la realizzazione di riqualificazione urbana della Via Di Blasi. Dopodiché non ho più avuto nessuna risposta, nessun riscontro. Niente, io parlavo con il microfono spento, scusate. Allora, grazie Roberto. Dico io, noi in questi giorni abbiamo appreso che naturalmente questo lavoro di realizzazione di questi marciapiedi che stiamo prefabbricati aveva un costo veramente risoluto di circa 7.000 euro. Questo risolverebbe, naturalmente non in maniera definitiva, ma provvisoriamente il problema. Allora, se c'è un problema di mobilità è un discorso, però quello che è emerso, che il problema è che è stato bloccato
perché c'è questo progetto di allargamento della strada che abbiamo appreso dall'ingegneria di Maria. Siamo tra virgolette ancora in alto mare, perché ancora il progetto non è esecutivo, mancano una serie di pareri, mancano anche degli espropri e manca soprattutto la parte più importante, i soldi, perché il progetto non è neanche finanziato, credo neanche inserito nelle opere pubbliche, nel programma generale delle opere pubbliche, che significa realizzare l'opera almeno, se tutto va bene, 4-5 anni. Naturalmente i cittadini non possono aspettare 4-5 anni. Allora, se è un problema di mobilità, allora sediamoci e capiamo qual è il problema. Prima non so se hai sentito il presidente Teresi che aveva detto che loro hanno fatto un atto deliberativo, c'è un problema di appasso di rigo, di viabilità, quindi il problema del senso unico, se è giusto quello come è stato fatto, se è il caso di cambiarlo, quello lo andremo a affrontare successivamente. Ma oggi bloccare i 7.000 euro, bloccare la realizzazione dei marciapiedi soltanto perché aspettiamo che si realizzi questo progetto e di visto che passeranno anni, credo che sia veramente un qualcosa, una risposta non ai cittadini che naturalmente vorrebbero innanzitutto oggi vivere in sicurezza, soprattutto per i loro bambini, e naturalmente un domani avere giustamente una strada più agevole che possa, diciamo, risolvere il problema definitivo. Chi vuole intervenire? Un sacco di mani alzate. Allora, comincerei con la signora Mannalà e poi la collega Mella e poi il signor Raffetto e poi di nuovo. Allora, io parlo a nome del condominio di Via Romualdo Salernitano. Vorrei ricordare che è dal 2014 che il problema sussiste. Dal 2014 è stata abolita la fermata dell'autobus. Dal 2014 la gente ha serie difficoltà a transitare la via Evangelista di Blasi. Giusti tutti i vostri presupposti per la realizzazione di una strada più grande, per l'apertura, abbattimento di muri e tutto quello che è, va bene, va benissimo. Però metteteci nelle condizioni di poter circolare liberamente, senza problemi, fino all'ipotetico raggiungimento dell'obiettivo che è quello dell'allargamento della strada. Non possiamo aspettare 10 anni, perché noi abitiamo in questo condominio dal 79 e dal 79 abbiamo da sempre avuto il problema del transito di via Evangelista di Blasi. Quindi sono passati 40 anni e in 40 anni il problema non è stato risolto. Quindi non credo che sia un'imminente risoluzione quella che stiamo cercando, ma secondo me è soltanto un allungare ancora i tempi. Ora, se abbiamo già tutto pronto o avevamo già tutto pronto, adesso siamo a ridosso della scuola, sta cominciando nuovamente la scuola, questi ragazzini hanno difficoltà a transitare sia da un lato che dall'altro, non hanno lo supporto dell'autobus per uscire da casa e raggiungere le scuole, quindi siamo ritornati nuovamente al problema che avevamo un anno fa, e 2 anni fa e 3 anni fa. Quindi io vi chiedo cortesemente di risolvere il problema nell'imminente. Tutto quello che dovete realizzare dopo, fatelo come meglio credete, ma metteteci nelle condizioni di circolare. Io poi, per quanto riguarda la circolazione da via da Passo del Rigano, sono d'accordo con Teresi sulla problematica che c'è la mattina in quell'angolo di strada, perché se non si abolisce il semaforo dalla via Ruggeri e la via Leonardo da Vinci, il tappo ci sarà sempre la mattina. Quindi bisogna risolvere anche questo, abolendo il semaforo che taglia la via Leonardo da Vinci. Dico, sono cose almeno secondo me semplicissime. C'erano stati alcuni giorni in cui i vigili erano lì in via Leonardo da Vinci a presenziare e non facevano passare le macchine. Perché non continuare a fare questa cosa? Perché è così difficile? Io non capisco perché ci sono tutte queste difficoltà. Ok, grazie signora Mannalà. Prego, collega Mello oppure Sarchetto Giacinto, uno dei due, prego. E poi può parlare anche l'ingegnere Giacinto prima, io sarò breve. Prego. Sì, io volevo aggiungere alcune cose. Prima di tutto io vorrei capire, dico nell'ambito degli uffici comunali che giustamente devono interloquire tra di loro,
come si fa a bloccare un progetto, diciamo, su un ampliamento sulla presenza di un altro progetto che poi alla fine ha tantissime difficoltà. Quindi io vorrei capire bene l'interlocuzione che è avvenuta tra Di Maria, l'ingegnere biondo con il quale ho parlato, e che mi diceva che era tutto, cioè che l'ampliamento era entro 6 mesi quasi cantierabile. Quindi io vorrei capire come si fa, dico con tanti problemi che ha questa città, abbiamo un progetto pronto, il COIME era pronto per iniziarlo e l'ufficio si fa l'autogol che prima lo promuove, lo approva e poi lo blocca. Dico, veramente, io chiedo, ecco, oggi stesso che l'ingegnere Biondo faccia una nota di rettifica e che provveda subito a comunicarlo al COINE. Allora, grazie ingegnere Giacinto. Io credo che noi oggi siamo qui per risolvere questo problema e presumo, dico, già lo posso anticipare, che anche la presentazione del Presti Giacomo ci possa far uscire da questa impasse. Prego, collega Mella, e poi diamo la parola o all'ingegnere Biondo o all'assessore direttamente. Prego. Grazie Paolo, io sarò brevissima. Devo dire, io in genere non sono mai polemica né per principio né per formazione mentale né particolarmente critica. In genere mi piace ascoltare le parti e trarre le opportune valutazioni, però mi dispiace dire che mai come in questa seduta ho l'impressione che l'amministrazione abbia proceduto con una superficialità, diciamo, inaccettabile, perché noi veniamo a scoprire, già la sensazione l'avevamo avuta nel mese di febbraio, il 18-19 febbraio, quando noi ci attendevamo la partenza di un cantiere che a noi era stato dato per scontato dopo non so quante interlocuzioni formali e informali, e veniamo a scoprire che sulla scorta probabilmente di non un'adeguata conoscenza del pregresso che c'era stato, perché diciamo la redazione del progetto integrativo da parte del COIME era il frutto di diverse interlocuzioni e il frutto di diverse del coinvolgimento di diverse parti dell'amministrazione, e francamente venire a scoprire che il progetto, cioè il cantiere praticamente autorizzato, venga interrotto perché due tecnici si sono parlati dando per scontato la partenza di un cantiere che, devo dire, a lume di naso, non solo, anche diciamo perché è da anni che io sento parlare addirittura di progetti esecutivi pronti a partire e che non partono mai, oppure partono e si fermano il mese successivo, mentre vengo a sapere che addirittura sulla scorta di un progetto manco definitivo, perché parliamo di un progetto non definitivo, perché per essere tale ha bisogno di tutta una serie di indagini che ancora non sono state affidate, perché non ci sono i piccioli. Devo dire che mi lascia obiettivamente costernata, perché per cui io invito l'assessore Presti Giacomo, invito il dirigente Maneri, perché è il responsabile della firma della nota che poi di fatto ha bloccato il progetto, a fare appunto un passo indietro, a dare atto al cantiere, che sarà anche un passaggio, come dire, tampone. Però a questo punto, diciamo, noi preferiamo una situazione, diciamo, non definitiva nel tempo, però che dia finalmente la possibilità a quel condominio, ma anche ai cittadini che non abitano in quel condominio, perché è una zona abbastanza trafficata, la via di Blas è trafficatissima, di poter transitare in quel tratto in totale sicurezza, nel rispetto della propria incolumità e soprattutto nel rispetto da parte di un'amministrazione che dopo 40 anni in generale e in particolare dal 2014 non riesce a dare una risposta definitiva.
definitiva. Per cui diciamo noi a un definitivo che non arriverà probabilmente se non nella prossima consiliatura, forse nell'altra successiva, ancora chiediamo che si dia finalmente inizio ad un progetto che era stato accolto, accettato, autorizzato. Forse abbiamo già i marciapiedi in magazzino. Per cui diciamo iniziamo, cioè torniamo sui nostri passi e diamo finalmente inizio a quel cantiere che trova d'accordo tutti i componenti di questa commissione, dei cittadini, dei residenti del condominio e forse anche chi non spera più, diciamo, in un progetto definitivo che ha troppi passaggi per essere considerato addirittura, almeno per quanto mi riguarda, realizzabile. Grazie collega. Allora, chi vuole intervenire? Allora, Presidente, se posso intervenire io vorrei, diciamo, chiudere con alcune battute. Intanto volevo precisare che l'ufficio mobilità non si occupa di redazione di progetti, l'ufficio mobilità si occupa di pianificazione della mobilità e di eventualmente verifiche dei flussi di traffico e delle criticità sugli archi stradali. Per quanto riguarda la progettazione dei progetti, che sia pure la realizzazione di un marciapiede, ci sono degli uffici che sono preposti per la redazione appunto dei progetti anche a supporto delle attività del COIME. Tuttavia, siccome è stato un intervento, siccome c'è una situazione che è abbastanza urgente e comprendiamo le necessità dei residenti, ci siamo attivati. Ci siamo attivati non solo effettuando una serie di sopralluoghi all'epoca in via di Blasi, io insieme all'architetto Nicolicchi e geometra Petruzzella, ma anche redigendo un piccolo schema progettuale che possa essere di supporto, che è stato di supporto a uno studio di mobilità che abbiamo effettuato per dare in là per le attività del COIME. Ovviamente trattandosi di marciapiede basta mettere una superficie base per altezza e poi il materiale ovviamente lo decide il COIME, i piani di sicurezza li fa il COIME e quindi se ne occupa il COIME, voglio dire non c'è una grande attività di progettazione. E questo l'abbiamo praticamente intavolato, l'abbiamo pronto. Ovviamente su una spesa che può essere pure di 1.000 euro, se mi si dice che tra poco c'è un progetto pronto che va in cantiere, io mi fermo, cioè dico un attimino, aspettiamo che il progetto grande di riqualificazione venga attuato, quindi è inutile aprire un cantiere che può durare 2-3 mesi, se tra 5-6 mesi c'è la possibilità di avere un progetto di grande respiro, per cui abbiamo detto aspettiamo un attimo. Dico, voglio dire, questa risale a, ora non ricordo quando questa nota, ma stiamo parlando di qualche mese fa, insomma di inizio anno, non mi ricordo se è marzo o aprile, per cui dico siamo rimasti in attesa da questo punto di vista. Ma non siamo rimasti inermi, perché tuttavia per quanto riguarda la riqualificazione dell'area abbiamo emesso un'ordinanza, la famosa ordinanza per quanto riguarda la via Ruggeri e quindi l'abolizione del varco di attraversamento di cui parlava appunto il consigliere Amella. Tale ordinanza non ha trovato attuazione per tutta una serie di difficoltà, perché passa il tram, i lavori notturni, il COIME non li può fare, l'ultimo riscontro è stato di qualche settimana fa che ci chiedevano delle modalità operative, il COIME chiedeva a noi le modalità operative per attuare il cantiere, nonostante diciamo la richiesta mi sembrava un po' strana, perché il COIME è libero di attuare qualsiasi modalità per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere, noi abbiamo riscontrato che l'unica modalità che vediamo in atto possibile da realizzare è il coordinamento con AMAT, quindi il rallentamento dei mezzi e la realizzazione di questa famosa chiusura, che ricordiamo deve essere chiusura e non paletti o New Jersey come mi è stato suggerito, perché per le modalità di cui, in cui è stato realizzato il tram deve essere assolutamente realizzata una barriera invalicabile, perché appunto per come è stato realizzato e finanziato, stiamo parlando di norme europee, deve essere realizzato su sede assolutamente propria e protetta. Ancora questa ordinanza ricordo che non ha avuto attuazione e costituisce la parte embrionale poi per l'attuazione di questo progetto appunto del marciapiede e dell'ampliamento del marciapiede dell'area pedonale di via di Blasi. Questo è quanto. Allora, io credo l'intervento dell'ingegnere Settepagni, in modo tale, dico un attimo, proviamo un attimo a capire. Io forse mi sono distratto un secondo, non ho capito che c'entra il tram in quella zona, l'ingegnere Biondo, scusi.
ma forse mi sono distratto, dico magari gli altri non sì, sì, assolutamente. Il tram c'entra in quanto la chiusura del semaforo dell'attraversamento della sede del tram di via Leonardo da Vinci in corrispondenza all'intersezione con via Ruggeri causa, nel caso di forte congestione, una coda che risale e appunto e va a interferire anche col traffico di via di Blasi. Quindi questa, per consentire, per evitare appunto che si crei questa coda e questo accumulo di macchine, occorre spegnere il semaforo di intersezione di attraversamento con la via Ruggeri e quindi consentire un migliore flusso fluire del traffico sulla via Leonardo da Vinci, in modo che non si crei un accumulo e quindi un rischio di in ogni caso di presenza di autoveicoli impazziti appunto per la coda, che poi risale la via Leonardo da Vinci fino alla piazzetta che ora non ricordo come si chiama, di intersezione con la via di Blasi. Perfetto, grazie. Allora, ingegnere Settepani. Allora, partiamo dall'argomento e all'ordine del giorno, giusto? Quindi consideriamo via Marciapente e via di Blasi. Noi, a prescindere poi alla fine la fornitura dei pezzi diciamo del marciapiede già preconfezionato, si perdeva troppo tempo, avevamo deciso di fare un pezzo di marciapiede gettato in opera, quindi con orlature eccetera eccetera, ma questo è indipendente, dico, non è un problema. Ora il costo quanto sarebbe stato, ora io non me lo ricordo. Comunque dico, noi lo possiamo rimettere in programma, dico, devo essere sincero prima con me stesso e poi con tutti gli interlocutori, perché chiaramente noi da 6 mesi, un anno a questa parte, siamo sempre meno, ci stiamo occupando di fare diversissime cose nella città e la nostra attività è regolata dall'indicazione che da parte del vice sindaco, assessore a tramo, comunque dall'amministrazione attiva, diciamo, dipende dalle loro indicazioni circa perché è una attuazione degli obiettivi che l'amministrazione si propone in tempi brevi. Anche il vice sindaco il 31 agosto abbiamo fatto una riunione dove ci ha lasciato una serie di interventi che secondo l'amministrazione devono avere una priorità da qui nell'ambito di 6-8 mesi di un anno, quindi a partire da oggi, tenendo conto anche dei cantieri che ci sono in corso di esecuzione. Per cui nel caso in cui si decidesse di dare seguito a quei lavori che erano stati per qualche modo, abbiamo capito come, sospesi, diciamo, cioè di inserirlo in una programmazione diciamo la cui data è un eventuale inizio del cantiere deve essere fissata e concordata appunto con l'amministrazione attiva, perché poi ormai noi siamo troppo pochi, per cui diciamo andiamo avanti secondo copione. Quindi se qualcuno mi dice ma se si decidesse di riprendere il cantiere quando lo possiamo inserire nel programma, questa è una risposta che io per correttezza e onestà intellettuale devo dire non lo so, perché non dipende da noi, dipende da una serie di lavori che sono in corso e che sono già programmati. Noi per esempio questo di qua avevamo fatto il piano operativo di sicurezza numero 16 del 5 febbraio con data inizio era il 22, poi le cose sono saltate. Già nel giro di 6-8 mesi le cose sono diverse. Quindi dopodiché avremo la possibilità di confrontarci, diciamo, col vice sindaco o l'assessore e capire se questo lavoro in che modo lo possiamo inserire nella prossima programmazione. Il COIME non fa nulla di testa propria, lungi da che il dirigente del COIME o io o qualche altro collega la mattina si alza e stabilisce i cantieri che dobbiamo portare avanti. Perché da un po' di tempo a questa parte, per motivi diversi, per quello che mi risulta, non c'è disponibilità di somme per accordi quadro, che significa manutenzione scuole, che significa da parte della città storica, che significa da parte delle infrastrutture, per cui ogni richiesta di intervento va fino al COIME. Noi abbiamo 6-7 squadre operative, non ne abbiamo più,
Per cui è chiaro che non possiamo soddisfare, ma neanche in minima parte, tutte le richieste che pervengono di volta in volta dai vari uffici dell'amministrazione. Quindi è chiaro che io posso sicuramente manifestare la disponibilità a riaprire e quindi a mettere in programma di nuovo il cantiere, ma un'eventuale data di inserimento nel programma non può essere gestita da noi. Ecco, questo qua mi pare evidente, per i motivi che ho detto. Allora, ingegnere Tattepani, io la ringrazio. E dico questo è perché la nostra attività si bilancia in questa maniera, dico, lo sappiamo tutti, l'abbiamo detto in altre occasioni. Sappiamo la mole di lavoro che sta portando avanti il COIME, che ogni anno giustamente diventano sempre meno i dipendenti. Abbiamo 50-60 pensionamenti l'anno, per cui ogni mese siamo sempre meno. E ancora, questo purtroppo la maggior parte riguarda operai destinati ai cantieri. Non sono né i commessi, né i... loro ci vanno pure quelle là in pensione, però la massima, la maggior parte di questi pensionamenti praticamente riguarda il personale cantiere. Quindi... Allora, sappiamo bene la vicenda. Io c'è qui l'assessore Prestigiacomo che ha alzato anche la mano, le do subito la parola. La cosa secondo me importante oggi è chiarire e capire se questa nota che è pervenuta a voi da parte dell'ingegnere Biondo si può considerare o deve essere revocata per poi voi proseguire, fermo restando che naturalmente l'assessore Prestigiacomo è presente, può interferire nei confronti del vice sindaco. Stessa cosa faremo noi come commissione, perché sappiamo bene la mole di lavoro che poi sta portando avanti e gli impegni che vi hanno messo sulle spalle. Quindi prego, professore Prestigiacomo, do a lei la parola. Poi dico, l'importante è chiarire che questa vicenda la superiamo e questa nota fatta, se deve essere revocata, venga revocata, e se deve essere integrata, venga integrata. Prego, professore. Allora, io è quello che volevo dire, io comprendo benissimo quello che dice il dottore Settepani, perché so la mole di lavoro che loro hanno. Purtroppo credo che è stato un equivoco, ma non un equivoco fatto per male. E, cioè, la mobilità, sapendo che c'era un progetto in itinere, ha detto vabbè, allora non spendiamo questi soldi, è una cosa logica per una pubblica amministrazione. Il problema è che il progetto purtroppo, posso assicurare che non c'è, non è pronto, non sappiamo quando sarà finanziato, e qui ci sono dei cittadini che hanno dei seri problemi in quella zona. Quindi, secondo la mia opinione, va risolto subito questo problema. Parlerò anche io con il vice sindaco, perché il dottore Settepani ha ragione, loro hanno un sacco di lavori e ci sono tante priorità, ma secondo me questa è una priorità. Quindi bisogna innanzitutto, io non lo so se serve una revoca oppure se serve scrivere potete procedere al lavoro, perché il progetto che era in itinere non è ancora pronto e non sappiamo quando sarà pronto. Parlando anche ingegnere Biondo con l'ingegnere Di Maria, le darà maggiori dettagli sul fatto che il progetto non è pronto. Siccome noi non possiamo aspettare anni per risolvere questo problema, che è un piccolo grande problema, cioè piccolo nel senso che si può fare con il COIME in poco tempo, grande perché ci sono da anni. E come dice lei, Presidente, io sono d'accordo, non è possibile perché poi tutti se la prendono con il sindaco, perché la colpa è sempre del sindaco, che di tutta questa vicenda, vi posso assicurare, non sa niente, chiaramente. Quindi io parlerò col vice sindaco e io personalmente gli dirò che è un'emergenza questa della via di Blasi. Credo che vada scritta una lettera al dottore Settepani dove si dice, visto che il progetto non, di cui si parlava, non si sa quando sarà pronto, procedete voi con i vostri mezzi. Questo credo che vada fatto. Per il resto io dico, mi farò promotrice anche col vice sindaco e parlerò anche col dottore Teriaca, che credo che sia il vostro dirigente, vero dottore Settepani, che è quello che... Sì, certo, ma dico, anche il dottore Teriaca deve comportarsi in questa maniera. Ha bisogno di averlo detto.
è la struttura intera che opera in una certa maniera, indipendentemente poi, insomma, è chiaro che tutta la struttura e la sua interezza porta avanti un discorso, che è quello che, di cui abbiamo parlato. Io ritengo che sia una cosa da fare nel più breve tempo possibile. Questo è quello che io penso e mi farò questa urgenza e necessità. Io, scusate, è chiaro che per prima cosa deve essere superata formalmente la richiesta di sospensione, chiamiamola così, fatta dal dottore. Allora, eccolo qua in... questa è la condizione sine qua non per noi, ma è chiaro che deve essere così. Magari argomentata, giustamente, per tutte le argomentazioni legittime e corrette, è chiaro. Allora, mentre noi dopodiché, di capire come inserire questo lavoro e quando inserirlo nella programmazione delle attività del COE. Allora, un atto formale di gestione che va fatto, più poi un atto, diciamo, più tra virgolette politico, ok, che ci dia qualche indicazione circa la priorità. Per esempio, noi tra 10-15 giorni dovremmo andare a iniziare un cantiere che fino a 6 mesi fa non lo sapevamo, all'interno dei cimiteri di Roma. E lì c'è un'emergenza obiettiva e quindi ci sono lavori che appunto che fino a 6 mesi fa ci sognavamo di andare a fare e che ora abbiamo messo nella programmazione. E, dico, questo assieme ad altre situazioni che, ripeto, fanno parte di quella che io chiamo gli obiettivi a breve e medio termine dell'amministrazione, che si evolvono di settimana a settimana a secondo quello che accade in città e a secondo quello che viene fuori dalle varie problematiche. Quindi per me è chiaro, dico, bisogna superare quella nota che ci indicava la sospensione del cantiere e dopodiché fare in modo di avere un'indicazione circa, tenendo conto delle attività che sono in corso e di quelle di prossima programmazione, capire quando potremmo programmare l'inizio dei lavori. Bene, grazie ingegnere Settepani. Prego, ingegnere Biondo. Sì, giusto per concludere, evidentemente non si tratta di una revoca di nota, perché la nota è stata correttamente messa a seguito di una comunicazione dell'Ufficio Infrastrutture del 18 marzo 2021, nella quale si diceva che il progetto di Via di Maria sarebbe stato cantierabile in 6 mesi, quindi in sostanza già a settembre 2021 dovrebbero iniziare i lavori, cioè durante questo mese. Evidentemente non è stato così per tutta una serie di problematiche, per cui io sto già elaborando la nota, prendendo spunto direttamente da quanto mi è stato comunicato in questa commissione e dicendo che, allegando anche alla planimetria e quello che abbiamo di tecnico, si può avviare la programmazione per le attività di Via di Maria. Ovviamente nulla osta per quanto riguarda la mobilità, ripeto, a condizione anche che venga attuata l'ordinanza 35, che è un altro passaggio che noi comunque già da tempo sosteniamo che sia fondamentale anche per la sicurezza correlata a questi lavori di cui stiamo parlando oggi. Grazie. Perfetto, grazie ingegnere Biondo. C'era, credo, qualche altra persona, c'era Giacinto che voleva intervenire, però ingegnere Settepani, voleva intervenire di nuovo lei? No, io il discorso dell'ordinanza 35, sì, ora non è all'ordine del giorno, quindi non mi sono preparato gli atti, non posso ricordare tutto alla perfezione. Ricordo che la più recente corrispondenza, soprattutto tra noi e l'AMAT, che noi abbiamo posto un problema. Lì è un cantiere molto delicato, dobbiamo operare a 50 centimetri da dove passa effettivamente il tram, e quindi abbiamo chiesto delle rassicurazioni anche all'AMAT per capire cosa si poteva fare. Se non ricordo male, però sto andando così a braccio, l'AMAT ci ha detto che l'unico modo per operare in tutta sicurezza era quello di fare i lavori in notturna, credo dalle 11 di sera alle 5 del mattino. Noi abbiamo risposto che questa potenzialità non l'abbiamo di fare il cantiere in notturna, l'abbiamo, credo, anche e quindi abbiamo chiesto, se non ricordo male, al servizio mobilità se c'era la possibilità di trovare delle soluzioni alternative
diciamo, a quella proposta progettuale, che io comprendo benissimo che si tratta forse dell'unico modo di soddisfare determinate esigenze, cioè di non creare una invalicabilità, diciamo, in quel tratto, e quindi senza mettere paletti dissuasori, eccetera, eccetera, eccetera. Ora c'è questo problema che dobbiamo capire come si può risolvere e se c'è una soluzione in questo senso, perché naturalmente si è fatto capire che c'era l'esigenza di staccare la forza motrice e quindi di evitare il passaggio del tram, cosa che non è pensabile, come pure non è pensabile che noi possiamo fare il lavoro notturno. Quindi, se non mi ricordo, ingegnere Biondo, forse lei ce l'ha più presente il suo minuto, sono queste le situazioni di cui stiamo parlando, però ripeto, guardo molte cose e quindi potrebbe essere che mi stia sbagliando, ma credo che la situazione per quanto riguarda l'incrocio via Natura Vinci e via Ruggeri sia questa. C'è un problema, allora il cantiere in sé per sé è una fesseria, onestamente, sono lavori tra virgolette ridicoli, però infatti in quel contesto presentano una certa, tra virgolette, pericolosità. E allora fare quei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza diventa complicato. Ripeto, l'AMAT aveva rappresentato che l'unica modalità era questa, di andare a fare lavori notturni dalle 11 alle 5, che corrisponderebbe alla fascia oraria in cui il tram non è operativo. E noi lavori notturni, anche perché io, Cristiano Picciottetta, dalle 63-64 anni, dico il notturno significa non esserci le condizioni anche psicologiche e tranquillità per andare a fare un lavoro di questo tipo, e quindi lì siamo bloccati, un po' tutti siamo bloccati, perché non riusciamo a capire quale potrebbe essere la soluzione di poter operare a salvaguardia della sicurezza da parte di tutti. Ingegnere Biondo, non so se lei magari fosse più presente la corrispondenza recente, dico io non l'ho guardato perché stamattina non è all'ordine del giorno questo problema, e quindi sì, non è passato, tra virgolette. È esattamente come hai detto tu. L'unica cosa, c'è un'altra nota mia dove dico mi permetto di suggerire, per quanto diciamo la mia posizione sia assolutamente rilevante, quella di provare a coordinare le azioni con AMAT, la vedo come unica soluzione, cioè nel senso magari mettere un moviere e allertare anche l'autista del tram in modo da magari rallentare, non dico fermare, ma rallentare la corsa in modo da fermare il cantiere, ridurre il numero di corse per rallentare la corsa. Io non so quale possa essere un cronoprogramma di questo tipo, ma non penso che è un cantiere che possa durare molte settimane. Era pure un altro, se non ricordo male, c'era il problema di lavorare con mezzi meccanici in presenza di una forza motrice, che non è un problema da sottovalutare. Cioè io ho il braccio, insomma, ci sono problemi di questo tipo, per cui non lo so, con l'AMAT dovremmo capire se ci sono e quali sono queste condizioni per poter andare avanti. Capisco pure qual è la posizione del servizio mobilità, dice noi abbiamo proposto quella soluzione perché abbiamo l'esigenza di creare una barriera invalicabile, per cui deve essere quella, o il cordolo, oppure un calcestruzzo, oppure diciamo delle orlature, sulle quali andare a fissare questi dispasori tipo Parigi, questa ringhiera, analogamente a come viene fatto per tutto il resto del percorso tranviario. È un problema da parte di tutti andare a lavorare lì. Dico, se noi avessimo avuto la possibilità di fare lavori notturni, probabilmente a questo l'avremmo finito. Questa possibilità noi non l'abbiamo. Quindi dovremmo rifletterci un po' tutti meglio, perché si tratta di un problema di sicurezza. Anche da parte dell'AMAT si conveniva, se non mi ricordo male, che operare con la forza motrice, diciamo, inserita potrebbe costituire, per un motivo qualunque, per un imponderabile che può succedere, poteva costituire un motivo da tenere in considerazione. Ma poi ogni settimana, mi scuso, tecnicamente, dico, me lo chiedo pure io, è necessario utilizzare un mezzo col braccio? Non bisogna fare uno scavo a sezione?
Sì, sì, dico, c'era, era stato posto, ripeto, non mi ricordo in che termine, perché non so qui la pratica, è stato posto il problema che non era il caso di operare in presenza della forza motrice. Per cui per questo si diceva di operare quando il tram non è operativo e quindi verrebbe spento, chiaro? Questo è il problema. Vabbè, dico perché non rientra nelle problematiche di cantiere. Certo. Però riguarda la sicurezza del cantiere, purtroppo. Quindi ora all'incirca ricordo cose di questo tipo. Per cui là è un problema un po' più complicato. Dico, l'unica alternativa che si può accogliere è quella di magari mettere delle barriere in New Jersey che non abbiano un'orlatura sporgente. L'unica cosa. Vabbè, se si ricorda, noi abbiamo fatto questa modifica, anche Giorgia Caronia. Intanto andare a impiegare, perché ci sono quelle, per esempio, con mezza base, ma sono facili al ribaltamento. Ancora più pericoloso. A meno che non si sono più alte e più sicure, ma hanno una base tale che verrebbero abbiamo preso le misure, verrebbero il profilo più interno verrebbe a una distanza di 7-8 centimetri dall'ingrombo del tram, perché non possiamo andarle a mettere più a destra invadendo la carreggiata, è giusto, per motivi ovvi. Dopodiché queste di qua abbiamo visto che basta una macchina che per motivo accidentale ci va sopra, lo viene a spostare. Lo andrebbe a spostare per una quantità di centimetri che va a ostacolare il passaggio del tram. E può succedere quello là, se abbiamo stabilito un po' tutti che non era un modo sicuro per andare a fare una barriera di questo tipo. Dopo che abbiamo preso i nuggesi, li abbiamo misurati, eccetera, eccetera. Quindi altri modi di suasori che abbiano quelle caratteristiche di diciamo porre una come dire un ostacolo diciamo consistente e sicuro, a parte in un gesto in calcestruzzo armato, dico, non abbiamo individuato fino adesso, né voi né noi, dico, c'è stato uno studio in questo senso che ci ha fatto desistere. Va bene, ingegneri Settepani, io credo che sia un problema tecnico che magari andrete a risolvere man mano. Io volevo mi ha chiesto di intervenire la signora Mannalà e l'ingegnere Cinto, se devono aggiungere qualcos'altro, così andiamo verso la chiusura, e poi chiedevo anche all'ingegnere Laureano se lui vuole aggiungere qualcosa altro alle cose che siamo appena detto, visto che è qui presente. Allora, chi interviene? Praticamente volevo aggiungere che diciamo che oltre ai 500 residenti che sono circa interessati diciamo al problema, c'è anche un asilo comunale che è altamente interessato diciamo in quanto insiste nella via Romualdo Salernitano, nonché in ultimo un edificio diciamo di nuova realizzazione nella via Evangelista di Blasi. Volevo anche aggiungere un'altra cosa. L'ingegnere Biondo, se non ho capito male, ha parlato di una nota ufficiale del servizio infrastrutture in cui comunicava che i lavori sarebbero stati cantierabili addirittura entro 6 mesi. Ecco, ero curioso di sapere chi aveva firmato questa nota. Dico, nella considerazione che l'ingegnere Di Maria nella precedente riunione ci ha detto tutt'altra cosa. Quindi volevo capire se era stato lui stesso a firmarlo oppure insomma, un dirigente. Chi? E poi ecco, in ultimo sono molto ma molto preoccupato in quanto da quello che ha detto l'ingegnere Settipani la situazione della fattibilità, quindi dell'inizio del cantiere, insomma è tutto da decifrare in termini di data. Per cui prima noi avevamo una data certa, ora adesso non l'abbiamo più. L'importante è che sblocchiamo la situazione, poi quando iniziamo adesso vediamo, abbiamo qui anche la presenza dell'assessore che si è già impegnata a parlare con il sindaco per provare un attimo a fare anche a questa una priorità con tutte le altre priorità che abbiamo in città. Prego, signora Mannalà. Ecco, io appunto volevo capire la tempistica, perché adesso comincia la scuola. Dal residence escono tutti i ragazzi per raggiungere la scuola, quella che c'è lì, la Emanuela Loi,
la Topasi di Lampedusa, ci sono ragazzi che vanno al De Cosmi, quindi volevo capire più o meno, considerato che eravamo quasi addirittura d'arrivo, mi sembra di aver capito, che tempistica c'è, cioè cosa dobbiamo aspettare adesso, e poi soprattutto capire per il ripristino della fermata dopo la realizzazione del marciapiede cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo chiedere, a chi. Facciamo realizzare il marciapiede e poi della fermata ci pensiamo, quello è quello che sia, come si passa al vulcano. Assessore Prestigiacomo, noi non possiamo ordinare una tempistica, ma abbiamo già, lei lo ha detto anche lei, da parte tua ma anche da parte nostra, diciamo, ci sarà un intervento immediato nei confronti del vice sindaco, provando a far sì che questa opera venga inserita nel prima possibile, atteso con le cose che ha detto. Sì, prendo questo impegno pure io, così come avevo detto, però oggi non possiamo dare una tempistica perché non sappiamo quali sono le condizioni dei lavori del COME che sta portando avanti. Però anche io, come diceva l'ingegnere Giacinto, volevo sapere chi delle infrastrutture aveva questo documento, perché a me non mi risulta che c'erano documenti scritti, quindi vorrei capire chi l'ha firmato. Allora, lo sappiamo? Sì, assolutamente, è una mail del RUP, è una mail del 18 marzo che mi è stata inviata a me e al gruppo che si stava occupando di queste attività. Quindi una mail del RUP, il RUP, sì. Sì. Mi scusi, ma ingegnere... Prego, assessore. No, diciamo, è un'email del RUP che diceva che non cioè c'era un progetto in itinere che sarebbe stato finito nel giro di 6 mesi. Ve la leggo. Pregiatissimo ingegnere Biondi, riscontro la sua mail sottoriportata, sottoscritto RUP dell'intervento lavori di allargamento e riattamento della via Evangelista di Blasi dalla piazza Posta alla confluenza della via Ruggera, nominata con determina di agenzia numero 95, con la presente comunica del gruppo di progettazione ha trasmesso una parte degli elaborati costituenti il lavoro, il livello definitivo oggi incompleto in quanto non sono state finalizzate, eccetera, eccetera. Considerato che diverse volte sono stati trasmessi ai dirigenti del servizio a cui riferisce l'intervento in oggetto il piano delle indagini senza mai avere riscontro a tale richiesta, si specifica inoltre che eseguite le prove geologiche il progetto potrebbe essere cantierabile in mesi 6, restando a disposizione il RUP di Maria. Dico, poi evidentemente saranno sorte di difficoltà correlate alla redazione del progetto o comunque a queste indagini geologiche, ora io non lo so. Le indagini non sono fatte, non mi risulta che ci siano le indagini fatte. Infatti era questo il problema. Infatti non sono, assessore, non ci sono, lo ha detto, non ci sono perché non sono state fatte, perché mancano i 7.000 euro. Mancano i soldi. Sì. Per affidare le indagini giornali. Proprio questo mi diceva l'ingegnere Di Maria, che mancano gli importi necessari. Biondo, assessore, rimango veramente perplessa, io devo dire rimango perplessa, no, diciamo, allora, per questa mail, per quanto dichiarato dall'ingegnere Di Maria. Con Diera Mella, perplessa ci rimango io, perché un RUP non si può permettere di scrivere senza avere prima parlato col suo dirigente. Intanto il dirigente non sa nulla di questo, e di questo non sa nulla il capo area, e di questo non sa nulla l'assessore. In ogni caso, quando ha scritto quella nota, in realtà lui dice non ci sono le somme, ma dimostri di averlo chiesto a qualcuno prima di avere le somme, perché quando i tecnici chiedono di reperire le somme per fare un intervento, sono 7.000 euro, non parliamo di 70.000 euro, li avranno sicuramente trovate in qualche buco del bilancio, parliamo noi di più di 6-7 mesi fa. Quindi dico, questa è una cosa che io adesso mi chiamerò l'ingegnere Di Maria, perché mi deve spiegare perché ha scritto questa nota. Non è vero che non avremmo trovato le somme, dico, su questo lui non le ha mai chieste. Lui forse voleva le somme che si dovevano spendere il COIME per fare in pochissimo tempo realizzare il marciapiede per fare le indagini, ma questo non va bene.
Va bene, però se comunque nell'interlocuzione che ho avuto io con l'ingegnere Biondo mi aveva precisato che il progetto era finanziato, da quanto detto dall'ingegnere Di Maria, era finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi il problema del finanziamento, secondo quanto da me detto in interlocuzione per le vie brevi, dico, era già approntato. Di Maria qui ha detto... mancavano le somme per le indagini in ogni caso. Ma per il resto quindi già ci sono già le somme pronte per questo allargamento? Questo è tutto da verificare. L'ingegnere Di Maria mi deve spiegare in quale capitolo della Cassa Depositi e Prestiti, perché se sono somme di molto tempo fa, il ragioniere generale ha eliminato tutte queste somme di 5 anni fa di Cassa Depositi e Prestiti che aveva il Comune. Quindi non lo so se ci sono più. Allora, qui lui ha dichiarato che non è finanziata l'opera, quindi probabilmente poi sarà accertato che le somme non ci sono più. Infatti poi ha chiesto che deve stare, oltre che le somme per fare le indagini, che no, dice che ha chiesto e non gliele hanno date, non è neanche finanziato perché non ci sono neanche i finanziamenti. Collega Amella, prego. No, dico, io nel sentire la mail, diciamo, rimango ancora più perplessa, nel senso che mi sembra un contenuto che inneggia all'assurdo, al cortocircuito logico. Cioè io dico, non ho pronte le indagini, non ho i soldi, probabilmente, appunto, anzi sicuramente deve essere approvato il piano triennale 2020-2022, l'elenco 2021 e dico però tutto sommato forse in 6 mesi riusciamo a cantierizzare il progetto. Cioè io trovo accettabili le premesse, non trovo accettabili la parte finale della mail. Cioè tu hai tutte queste criticità ma affermi comunque che il progetto possa essere cantierabile nell'arco di 6 mesi. Cioè è tutto il contenuto della mail che è assurdo. Cioè noi abbiamo bloccato un progetto di fatto pronto ad essere iniziato sulla base di una mail, diciamo, che inizia con una serie di criticità che forse anche il più sprovveduto dei tecnici avrebbe dato gli effetti scontatissimi. Cioè è impossibile da realizzare, aggiungo io, nella prossima, cioè in questa non esiste proprio, nella prossima ho dei seri dubbi, forse diciamo tra 10 anni. Cioè viene bloccato un progetto che per me, cioè, sarebbe già stato realizzato, avrebbe prodotto gli effetti che tutti noi speriamo, non solo, ma anche diciamo sulla scorta del fatto che tra qualche giorno inizia la scuola. Cioè noi avremmo dato a una buona parte di quel quartiere, di quella circoscrizione che è enorme, fra le più grandi diciamo di Palermo, respiro e un risultato isperato in 40 anni, e blocchiamo tutto, cioè blocchiamo tutto. Tutto per una mail assurda. Cioè dico che anche il più sprovveduto dei tecnici forse avrebbe detto, ragazzi, cioè è fantomatico il progetto, no, è cantierabile in 6 mesi. Ma poi scusate, volevo chiedere all'ingegnere Biondo, visto che questa mail è veramente contraddittoria, se lui si era posto il problema, diciamo, di questa, che la stessa non era, diciamo, non aveva un sistema logico di scrittura. E poi volevo chiedere anche se questa mail era stata protocollata. Ma ingegnere Biondo, può dare una risposta? Allora, intanto vorrei fare una premessa: il ruolo del RUP nei lavori pubblici è un ruolo che è di grande importanza, nel senso che non dico che supera quello delle attività dirigenziali, ma dà al tecnico assoluta autonomia di gestione per quanto riguarda le decisioni sul progetto. Per cui il fatto di comunicare, soprattutto le comunicazioni interne via mail, che siano via mail o che siano protocollate o meno, hanno per gli uffici, dovrebbero almeno avere, mi hanno insegnato questo, una validità enorme.
per cui le comunicazioni del RUP sono assolutamente fondamentali nelle attività di lavori pubblici, soprattutto per quanto riguarda la gestione e il decorso appunto delle attività. La mail ora non ricordo se sia stata protocollata o meno, ma credo che sia irrilevante questa problematica. Comunque riguarda una comunicazione tra tecnici e tra uffici nell'ambito di un progetto, di un'attività, e al di là delle premesse, dico, le conclusioni mi sembrano chiare, quindi non potevano assolutamente essere fraintese da parte mia. Ricordo che la mail è stata indirizzata pure all'ingegnere Settepani, quindi direttamente al cantiere, per cui anche loro sono a conoscenza di questo. Ha perfettamente ragione, ingegnere Biondo, quando dice sulla sorta di quelle premesse le conclusioni non erano fraintendibili, perché sulla base di quelle premesse non solo il progetto era nella mente del signore, cioè non esiste un progetto su quel tratto, cioè un progetto sull'allargamento di quel tratto, diciamo cantierabile nei prossimi 10 anni, ma a maggior ragione nei prossimi 6 mesi, cioè io veramente non lo so cosa, cioè siamo al cortocircuito logico, cioè non poteva mai essere bloccato il progetto integrativo realizzato dal COIME o comunque pronto da realizzare da parte del COIME sulla scorta di quella mail, perché le conseguenze erano naturalmente non fraintendibili, erano oggettive, cioè non esiste un progetto di allargamento. Rimango basita. Con la gamella, va bene. C'era l'assessore che voleva intervenire, poi per tutto mi scusi, Presidente, io volevo soltanto dire che c'è una cosa in più che va precisata, ma io ripeto, l'ingegnere Biondo per me non è responsabile di niente in tutta questa vicenda. Io volevo precisare che si parla di cantiere, di progetto cantierabile, significa cantierabile che deve andare a gara, e quindi per fare una gara di 1 milione di euro ci vogliono almeno 1 anno e mezzo, quindi cantierabile cosa? Ammesso che era cantierabile ed era finito, ci voleva un altro bel poco di tempo per fare la procedura di gara, quindi ritengo che è stato tutto un equivoco, ma è un equivoco a cui oggi dobbiamo rimediare. Perfetto, dobbiamo rimediare, lo abbiamo già detto, mi pare l'ingegnere Biondo ha preannunciato che già mentre parlava stava facendo la nota da mandare all'ingegnere Settepani, non so se questa cosa che citate, l'ordinanza numero 35, se crea ulteriori problemi, non lo so, questa la vedete tra gli uffici, da parte dell'assessore Prestigiacomo, ma anche da parte mia come Presidente della Commissione, interferiremo nei confronti del Vice Sindaco, che sappiamo tra virgolette anche la sua, diciamo, predisposizione a risolvere i problemi della cittadini, lo abbiamo sperimentato più volte quando soprattutto si tratta cittadini e bambini, lui è sempre disponibile, l'abbiamo visto l'altro giorno quando abbiamo fatto il sopralluogo alla scuola Buonarroti, quindi sono certo che l'assessore Vice Sindaco Giambrone si adopererà in tal senso. E prima di chiudere, volevo chiedere al signor Laureano, visto che qui, se voleva lui aggiungere qualcosa sull'argomento, se va bene così, e in modo che poi vi salutiamo. Signor Laureano, prego. Presidente, posso dire soltanto questo, che l'ufficio quale io lavoro, il mio assessore è proprio il vice sindaco, quindi posso rappresentare, lo farà sicuramente con maggiore forza l'assessore Prestigiacomo, però per la mia partecipazione, per la quale sono stato invitato dallo stesso vice sindaco, rappresenterò diciamo tutte le criticità che sono nate, e ritengo che sia sensibile su questi argomenti, come lo ha sempre dimostrato. Perfetto, grazie. Io ringrazio tutti gli intervenuti, speriamo che sia stato soltanto un equivoco che risolveremo al più presto possibile, per non creare ulteriori difficoltà ai cittadini di quella zona. Naturalmente, ingegnere Biondo, credo che dopo l'intervento iniziale del Presidente Teresi sia necessario e importante, e magari nei prossimi giorni provare a fare anche un sopralluogo sui luoghi per quanto riguarda questa vicenda della viabilità che interessa Passo di Rigano e tutta quella zona lì, che immagino avrete sicuramente già
valutato, però dovremmo capire se ci sono degli accorgimenti che possono essere messi in atto per risolvere questo problema. Io vi ringrazio, ringrazio tutti per la disponibilità, ringrazio soprattutto l'assessore Prestigiacomo che è sempre attento e presente e che non ci fa mancare mai il suo supporto, e naturalmente ringrazio tutti gli intervenuti e per quello che faranno per la risoluzione di questo problema e anche i cittadini che lo hanno sollevato. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Allora, colleghi, se voi rimanete, così vediamo se c'è la possibilità di approvare il verbale. Signora, anche perché il consiglio sembrerebbe che sia saltato. Quindi Presidente, il verbale, sinceramente, se lo possiamo approvare domani, meglio. Lo aggiungiamo a domani mattina. Sì, sì. Paolo, scusami. Collega Mella, hai il microfono spento. Prego, collega Ficca. Sì. Non ti sento. Prego. No, non ti sentivamo, Concetta, prego. No. Hai problemi? No, dicevo, ma il consiglio... Il consiglio è saltato, mancanza del numero legale. Ah, è saltato. Sì. C'è il verbale, perché ho problemi di audio. No, il verbale lo rimandiamo a domani. C'è un attimo soltanto. Vabbè, però posso dire una cosa, Paolo? Sì. Voi lo sapete, io non sono polemica veramente né per professione né per altro, ma io veramente rimango senza parole. Io quella lettura, la lettura di quella mail l'avrei dovuta fraintendere io. Cioè è come se i tecnici non avessero idea di come si procede. Quando stacchiamo la registrazione le dico il mio pensiero, quando stacchiamo la registrazione. Vabbè, diciamo pure io ce l'ho, diciamo, anche un altro pensiero ho fatto. Quando aspettiamo la risoluzione le dico il mio pensiero, però va bene. Aspetta, prego, collega Ficano. Quindi il consiglio ormai è la prossima settimana, giusto Paolo? Sì, convocato mi pare che sia giorno 15. Perfetto. Allora, il verbale lo proviamo domani. Sì, una cosa, colleghi, volevo approfittare un attimo, siamo qui insieme. Ieri avete ricevuto tutti la mail, la nota del Presidente del Consiglio che io ho provveduto a girare alla Commissione. Non so se l'avete letto, signora Torso. Praticamente il Presidente del Consiglio ha revocato l'ordine di servizio del 2020. Che cosa prevedeva questo ordine di servizio? Io non ce l'ho, quindi vi invito a cercarlo. L'ordine di servizio comunque prevede le riunioni in videoconferenza. Perfetto. Allora, siccome è stato revocato con questa nota che ha mandato ieri, ed è stato revocato sia per i consigli che per le commissioni, a partire dal 13 di settembre, io piuttosto la invito cortesemente a vedere un attimo la nota, vedere un attimo che noi rischiamo che il 3 settembre noi o ce lo devo andare in commissione, ma capisco che potrebbero esserci Presidente, mi scusi se la interrompo, è una nota però che è diretta ai dirigenti affinché si attivino per dare attuazione a quella disposizione. Quindi noi ancora aspettiamo la disposizione del dirigente per essere concreta. Quindi in questo momento non è che se non abbiamo altra disposizione giorno 13 ci rechiamo in commissione, perché la disposizione proprio dà incarico ai dirigenti, al dirigente dello staff di porre in essere gli atti per poter essere in presenza, perché con quella disposizione si revoca effettivamente la videoconferenza a distanza. Siccome però io ripeto, per come l'ho letta mi sembra che comunque diciamo la nota è sì indirizzata ai dirigenti, ai consiglieri e a tutti, però sembrerebbe che sia perentoria, cioè nel senso che è il 13 e quindi io credo Però dà incarico al dirigente, poi il dirigente che deve fare la disponibilità. Comunque, Presidente, il problema è che io mi metterò in contatto con la dirigente per capire il da farsi, quello sì. Prima di mettersi in contatto col dirigente, un suggerimento, visto che noi siamo in commissione e in via Bonanno insieme a un'altra commissione, senta anche la segretaria di quell'altra commissione per capire praticamente se eventualmente si fa un ragionamento congiunto
perché se le disposizioni di famosi di PCM prevedono che i locali devono essere con un tanto di come si chiama, di misuratore di temperatura, con tutte le disposizioni di protezione, che ci devono essere distanze, dobbiamo capire, qualcuno ci deve attestare. Ma penso, Presidente, che è sempre obbligo del dirigente accertarsi, cioè fare la disposizione di servizio, accertarsi che tutte queste norme vengano rispettate, altrimenti non si può attuare, okay. È chiaro. Vabbè, io mi tenevo stamattina a dire questa cosa, nel frattempo è uscita la collega Amella, sono le 10:33, siamo rimasti il collega Picard. Quindi sarebbe importante comunque se tra oggi e domani vi attivate per provare a capire che cosa succede lunedì, se, soprattutto se la disposizione, ripeto, è perentoria, già efficace, se i nostri locali non sono a norma, dove dobbiamo eventualmente andare, o se ci sarà una deroga per quanto riguarda diciamo, la disposizione fatta dal Presidente del Consiglio. Ok. Va bene Paolo. Allora, visto che non abbiamo altre comunicazioni urgenti prima che chiudiamo, oppure rimandiamo tutto a domani? No, Presidente, abbiamo l'adesione alla riunione di giorno. Va bene, 22, di giorno 22, quella che era del 17, del Presidente AMAP e del Dottore Teresi. Perfetto. Volevo ricordarvi, non so se l'avete già fatto, di mandare quella nota alle associazioni ambientaliste sull'argomento che riguarda la manifestazione di giorno 18 della Roma Marlene. E cortesemente, sì, se potete, visto che l'avete mandato, sentire la RAP per quanto riguarda quel giorno, e quindi non so come, avere i sacchi e poi la raccolta dei rifiuti in giornata. Se potete poi sentire qualcuno per capire, anche magari che vada la detta stampa della RAP, l'Annalisa Martorana, potete anche parlare. Lei c'ha qualche numero, Presidente, da poterci girare? O l'abbiamo in commissione? Io non so. Dovreste averlo comunque, oppure la dottoressa Calì. Va bene. Comunque, eventualmente ci sentiamo dopo. Sono le ore. Presidente, un'altra cosa. Per quanto riguarda, lei ha trasmesso una mail dove diceva che abbiamo scordato il bando. Per quanto riguarda. Avete mandato la nota per quanto riguarda il parco Cassarà, sì, ma avete dimenticato a chiedere se praticamente se stiamo, cioè, nella parte finale della relazione del tavolo tecnico, il dottor Locascio informa il Comune di Palermo sulla possibilità di poter accedere al bando regionale per il finanziamento delle attività finalizzate alla bonifica messa in sicurezza permanente a valere sulle risorse del FSC 2014-2020. Avete dimenticato nella nota scrivere se stiamo provvedendo a fare il progetto per attingere a questi fondi, così come ci sono stati suggeriti dal dottore Locascio. Quindi magari a quella nota che avete mandato potete fare un'integrazione chiedendo se stanno provvedendo praticamente ad accedere a questo fondo, a questo bando. Va bene. Ok, questo perché non riuscivo a trovarla questa parte. Perfetto. Allora, Paolo, domani abbiamo ospiti oppure domani come cosa abbiamo in commissione? Sì, domani abbiamo ospiti, domani, signora Gnoppo, chi abbiamo domani? Mi pare che abbiamo le associazioni e l'Archetto Sarta e l'assessore sempre Prestigiacomo e Marino. Sarta, Prestigiacomo di Ganci, Marino e Catania e Mesogeo. Sì, perfetto, per quanto grazie. Riguarda sempre Battarello e i progetti vari. Hanno confermato la presenza architetto Sarta, sì, assessore Prestigiacomo, sì, Marino, sì, Di Gangi non ha risposto, però mi ha chiamato proprio per avere delucidazioni di qual era l'argomento. Catania no, va bene, okay. Mesogeo no, Mesogeo l'ha chiesta, no, Mesogeo mi ha chiamato, va bene, Mesogeo sarà d'accordo, presa. D'accordo. Grazie, buona giornata a tutti. Sono buona giornata. E ci vediamo domani. Arrivederci a domani. Arrivederci.